Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo della malattia pilonidale o anche detta cisticocigea. Per farlo siamo in collegamento da Roma con il dottor Marco Latorre. Buonasera dottore e benvenuto. Buonasera a lei e grazie per l'invito. Grazie a lei dottore. Quindi dottore, che cos'è la malattia pilonidale? Allora, la malattia pilonidale o anche detta cisticocigea è una malattia infiammatoria, un'infezione della cute e del tessuto sottocutaneo della regione sacrococigea. È causata essenzialmente da una infezione di una ghiandola follicolare della cute che potrebbe essere una ghiandola pilonidale, appunto una ghiandola pilifera o una ghiandola sebacea, ed è dovuta allo sfregamento e all'attrito che produciamo stando molto spesso seduti e al contatto pertanto della cute e lo sfregamento della cute con il piano osseo sottostante e quindi a contatto con l'osso del coccige o l'osso sacro. Va detto, per rendere più comprensibile anche la malattia e la sua origine, che la prima descrizione di questa malattia è stata fatta da, diciamo, sui soldati americani della Prima Guerra Mondiale. Veniva chiamata anche Jeep Driver Disease perché colpiva prevalentemente il soldato e era dovuta allo sfregamento che la regione coccigea faceva contro i sedili non chiaramente imbottiti delle prime jeep militari. E quindi fu un'osservazione clinica fatta prevalentemente in ambiente militare. Poi piano piano ha incominciato a essere quanto sempre più conosciuta fino ai giorni oggi, insomma, in cui la riconosciamo ampiamente e la trattiamo comunemente. Quali sono, dottore, i pazienti più colpiti? Ma allora, riguarda prevalentemente l'età giovanile, dalla prima alla terza decade di vita, quindi diciamo tra i 15 e i 35 anni, anche se non è raro incontrare pazienti più anziani che ne sono colpiti. Erroneamente, rispetto a quanto si riteneva in passato, che colpisse anche soggetti più giovani, perché si riteneva fosse una malattia che era presente alla nascita, congenita, dovuta a una crescita anomala dell'osso coccige. È proprio una malattia acquisita, cioè è la conseguenza dell'attrito di una ghiandola pilifera a livello della regione sacrococigea, e chiaramente si manifesta con l'inizio dell'età puberale del giovane. Prevalentemente il maschio, quindi il giovane, irsuto, quindi con tanti peli, ma colpisce anche la giovane ragazza. E poiché è una malattia che colpisce prevalentemente il giovane in una zona anche esteticamente particolarmente critica, il trattamento riveste una chiave abbastanza cruciale, onde evitare anche conseguenze psicologiche di trattamenti complessi e di recidive particolarmente aggressive della malattia. Dottore, quali sono le indagini che si fanno? Ma allora, è sufficiente una visita chirurgica di base, anche lo specialista non chirurgo è capace di riconoscerla. Essenzialmente si esordisce con un piccolo foruncolo, per così dire, quindi con un'infezione della cute nella regione del solco intergluteo, quindi tra i due glutei, proprio a contatto con l'osso coccige o con il sacro. Spesso si manifesta con più puntini che si aprono all'interno del solco coccigeo, da cui spesso si vede fuoriuscire un ciuffo di peli, o in alcuni casi si vedono proprio delle piccole cisti, infatti si chiama cisticocigia, delle piccole cisti che si aprono in corrispondenza dei glutei o della regione del solco sacrococigeo, e la valutazione, quindi diciamo la diagnosi clinica, è abbastanza semplice. In caso di dubbio diagnostico, nel caso cioè che la malattia pilonidale fosse particolarmente aggressiva, con uno sviluppo magari molto più vicino all'ano e meno vicino al dorso, allora in quel caso si potrebbe essere utile prendere in considerazione delle indagini diagnostiche aggiuntive, quali per esempio un'ecografia locale o un'ecografia transanale, per distinguere e soprattutto per differenziare la fistola sacrococigea dalla fistola anale, o in alcuni casi ancora una risonanza magnetica della pelvi, che prenda in considerazione lo studio proprio della regione sacrococigea e della regione pelvica.
Dottore, per quanto riguarda il trattamento, come si trattano le cisti coccige? Allora, qua si apre, diciamo, il capitolo più importante di questa malattia, perché se abbiamo detto che la diagnosi è particolarmente facile, il trattamento non lo è altrettanto. Essenzialmente, come tutte le infezioni, le malattie suppurative, va trattata chirurgicamente e quindi va rimossa la componente infiammatoria. Diciamo che fino a 15 anni fa, 20 anni fa, il trattamento era prevalentemente di asportazione e quindi si andava a rimuovere chirurgicamente facendo una piccola asportazione di tessuto la regione infetta e l'asportazione poteva essere più o meno ampia in funzione dell'estensione della malattia. Il trattamento chirurgico è veramente banale perché si tratta di escindere cute e sottocute, quindi da un punto di vista chirurgico, diciamo, scarsa difficoltà. Il problema era prevalentemente il post-operatorio, perché la regione dove andava a cadere poi la sutura chirurgica, la posizione, il camminare, il muoversi, il sedersi, rendeva la cicatrizzazione di quelle ferite particolarmente difficile, per cui il paziente dopo l'intervento particolarmente banale andava incontro a un post-operatorio lungo di 15, 20, 30 giorni, se non anche di più, in cui spesso la ferita si apriva, suppurava e quindi andava incontro a un post-operatorio duro, difficile, tornando sempre a riflettere sul fatto che prevalentemente è il soggetto giovane, l'adolescente, il giovane ai primi anni di università, alla fine liceo oppure ai primi incarichi professionali, a cui diventava particolarmente gravoso il rinunciare magari a 20 giorni di lavoro, 20 giorni di studio, sessioni di esame. Per cui negli ultimi 15 anni si è sviluppata una corrente di chirurghi, tra virgolette, un pochino più moderni, che hanno cercato di trattare questa malattia in maniera meno invasiva, quindi con tecniche che non prevedessero l'asportazione del tessuto o comunque la sutura o comunque ferite che venissero lasciate aperte. Si è entrato e si entra quindi nel campo della chirurgia meno invasiva, dove il trattamento della cisti coccige non avviene asportando d'amblè, en bloc, come si dice, il tessuto infiammatorio e il tessuto sano limitrofo, ma ci si limita al trattamento esclusivo della malattia infiammatoria, quindi andando a fare dei trattamenti endoscopici magari. Utilizzo una tecnica che si chiama EPSIT, che è una tecnica endoscopica con una telecamera, ma si utilizzano laser, si utilizzano delle tecniche che prevedono il carotaggio delle singole aree di tessuto infiammatorio, questo per rendere il post-operatorio molto più agevole e il recupero assolutamente rapido. Se si confrontano i recuperi post-operatori tra tecniche mini-invasive e tecniche tradizionali, la differenza è altamente significativa nel termine che quando eseguo un trattamento con laser o un trattamento con quella viene chiamata tecnica GIPS, quindi con il carotaggio delle lesioni o con tecnica EPSIT, il paziente torna alla sua attività quotidiana l'indomani dell'intervento chirurgico. Il paziente che fa una tecnica escissionale almeno una settimana, ma almeno 10 giorni, deve stare quantomeno riguardato. Gli è preclusa l'attività sportiva, gli è preclusa la seduta prolungata, per cui insomma il post-operatorio diventa veramente diverso e particolarmente agevole. Con le tecniche mini-invasive il ritorno anche all'attività professionale e lavorativa è praticamente immediato. L'utilizzo dei farmaci antinfiammatori e antidolorifici nel post-operatorio è veramente limitato all'assunzione di qualche compressina di paracetamolo, per capirci, la tachipirina banalmente, e il paziente ne giova in gratificazione dal punto di vista di ridotto trauma tessutale e anche nel recupero post-operatorio. Benissimo, dottore. C'è qualche consiglio che vuole dare a chi ci sta ascoltando prima di concludere? Ma allora, il consiglio è semplice. La malattia pineoidale è una malattia particolarmente comune nel giovane, nell'adolescente, nel ragazzo, nella ragazza, perché chiaramente colpisce entrambi i sessi, come abbiamo detto, prevalentemente il ragazzo, prevalentemente il maschio piuttosto che la femmina. Ma è una malattia che coinvolge praticamente i giovani.
E, è una malattia che da un punto di vista chirurgico tradizionale può diventare anche una malattia abbastanza deturpante perché si prendono in considerazione ampie cicatrici a livello della regione, glutea. Per cui anche da un punto di vista estetico il trattamento di questa malattia deve essere eseguito in maniera abbastanza conservativa. E quindi, il consiglio che rivolgo a chi ne soffre o a chi, conosce, pazienti che ne soffrono è quello di rivolgersi a, strutture, centri specializzati in tecniche mini-invasive, in unità di, proctologia che fanno tecniche mini-invasive sulla malattia pilonidale, essenzialmente per, garantire al paziente un trattamento, di elevata qualità. Di mini-invasività, capace pertanto di rendere un post-operatorio più semplice rispetto alle tecniche tradizionali. Dottor Latorre, io la ringrazio per il contributo che lei ha dato alla nostra trasmissione e spero di rivederla. Arrivederci, dottore. Grazie mille, arrivederci a voi e grazie ancora per l'invito. Un saluto. Grazie ancora, dottore, e grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.